veniamo al primo premio che è stato attribuito a Chiara Curotti del liceo artistico Cassinari di Piacenza. Con Composizioni, una trasgressione delle ormai abusate tecniche dello still life, è stata la studentessa piacentina del liceo Cassinari, Chiara Curotti, la vincitrice del premio per la fotografia Davide Vignali, concorso rivolto agli studenti del quinto anno delle scuole superiori dell'Emilia Romagna, promosso dalla Fondazione Fotografia, dalla famiglia Vignali e dall'Istituto d'Arte Venturi di Modena. Le mie fotografie sono tutte precedute da un pensiero, da parole, da disegni e di conseguenza, secondo il mio punto di vista, va oltre, perché non è soltanto un fatto di semplice composizione, di armonie di colori e di forme, ma è una perfetta armonia e integrazione fra i soggetti che io scelgo e metto insieme e anche l'ambiente che li circonda. Deve essere un'armonia perfetta, costante, immobile nel tempo. Ce ne descrivi qualcuna? Il suo titolo è Disaccordo, dove ho deciso di mettere una forma sferica, quindi rappresenta la perfezione, in primo piano. E poi vi è questa diagonale, che invece è distorta, appunto disaccordo, e quella bottiglia di vetro velata da un porpora sembra essere l'unico elemento che mette in comunicazione i due elementi. Oggetti non trovati, ma scelti, sono inseriti in una ambientazione ricercata che si pone in relazione dialettica con la distillazione delle note cromatiche. È questa la motivazione della giuria che ha valutato e prescelto i 10 scatti della giovane piacentina. Solitamente scelgo prima gli oggetti, scelgo il posto, il momento della giornata, perché è molto importante anche la luce, e una volta creata la composizione continuo a girare attorno a questa composizione sino a quando, guardando nel mirino, non c'è quel singolo istante che è quello perfetto dove la luce, l'atmosfera crea lo scatto che io voglio. Prima, tra un centinaio di partecipanti, Chiara ha scoperto la sua passione per la fotografia solo 3 anni fa in terza superiore. Una passione che ora vorrebbe trasformare in professione. Adesso frequento la LABA, che è un'università di Brescia con una specializzazione in fotografia. Il mio sogno sarebbe appunto quello di proseguire in questo ramo e concludere, fare della fotografia quello che sarà poi il mio lavoro della vita. Una passione nata da dentro, che ha avuto nella scuola uno stimolo ad emergere. È importante la loro volontà, così la loro capacità di approfondire anche autonomamente. Non basta quindi chiaramente l'apporto della scuola e la capacità poi loro di approfondire in maniera autonoma e sviluppando così un discorso rispetto ad una propria sensibilità.